intanto grazie a tutti quanti, poi soprattutto per la presenza, per la forte presenza. Quindi grazie per la vostra presenza e per l'alta adesione allo sciopero. E speriamo e confidiamo che questo scossone insomma, ci porti ancora al tavolo delle trattative, che ci permette di avere tutti quanti riconosciuto un contratto di lavoro importante. Dati ufficiosi naturalmente, perché non ce li abbiamo ancora, oltre al centinaio di persone più che ci sono presenti oggi, abbiamo un dato di adesione che è intorno all'80%, 75-80%, perciò un'adesione direi molto molto alta insomma. È chiaro che il tema è importante, perciò insomma è sentito dai lavoratori. Il tema rifiuti, il tema gestione dei rifiuti sia un tema che oltre ad essere caldo è anche comunque riconosciuto. Finalmente siamo arrivati anche al rinnovo dell'AUS di oltre 30 anni con un piano industriale molto importante che spinge un'azienda a diventare effettivamente l'unico attore di gestione dei rifiuti in tutta la provincia. L'idea che con il 177, l'articolo del codice degli appalti e ora questo DL insomma, che spinge verso invece il mercato, mette in discussione per noi in provincia insomma, tutto quello che il lavoro che abbiamo fatto. Si parla sostanzialmente di mercato, di mettere e di esternalizzare i servizi, di darli in mano a soggetti privati, dove l'unico punto su cui si va a risparmiare sono i diritti e il costo del lavoro. Non è che ci sia molto altro da discutere. Il prefetto ci ha anche chiesto di far presente, qualora queste avvisaglie siano presenti anche nel nostro territorio, perché lui è interessato chiaramente anche a confrontarsi con le rappresentanze di queste aziende, perciò ripeto, noi siamo solo che a ringraziare insomma il prefetto, e di fatto la presenza diciamo ha avuto anche peso sicuramente su questo incontro. Per noi vogliamo un'azienda pubblica che continua a gestire i rifiuti in tutta la provincia e sia effettivamente l'unico soggetto di cui i comuni ne siano proprietari e che ci diano appunto la possibilità di fare investimenti anche a lungo termine, i famosi 30 anni. Sì, vogliamo dimostrare e manifestare la nostra rabbia rispetto a questa situazione che si è venuta a creare, anche perché il nostro settore non ci dobbiamo dimenticare che abbiamo lavorato tutti quanti in emergenza e soprattutto durante il periodo Covid. Covid quando ancora non si conoscevano i vaccini, non si conosceva assolutamente niente. Siamo sempre stati sul territorio, abbiamo sempre continuato a lavorare, a volte anche vestiti in maniera anche in maniera importante insomma, per essere protetti da questo brutto virus. Il personale si è sempre stato rimasto disponibile e presente. Le nostre richieste sono quelle di far lavorare il personale in sicurezza attraverso comunque corsi di formazione e continuare per lavorare in maniera diversa. Non è possibile che nel 2021 si continui a lavorare in questa maniera qua. Devono lavorare le macchine, non le persone.